La rete nel finale di Gabriele Gibilterra, appena subentrato, consegna al Chieti un successo prezioso. Il primo all'Angelini, che issa la squadra neroverde al secondo posto solitario nel girone, al cospetto di un Castelfidardo ordinato che ha concesso pochi spazi e occasioni col contagocce. Ignoffo presenta alcune novità sia in campo che in panchina. Nell'undici iniziale, spazio dal primo minuto a Ceccarelli, che con Touré e Fall completa il tridente d'attacco. Oddo, per rispettare la presenza dei tre under, viene arretrato in difesa. Il sacrificato è Della Quercia. In panchina ci sono sia Balic che Sini, oltre a Donzà. Esordiranno in due. Balic, che però poi sarà costretto ad uscire dal campo per infortunio, e Donzà. Neroverdi con la nuova divisa priva di sponsor, come voluto dal patron Altair d'Arcangelo, e con due particolarità. La scritta rispetta l'altezza del petto e una striscia verticale con i colori dell'arcobaleno, due messaggi che incarnano i valori di inclusività della nuova proprietà Virgo. Da canto suo il Castelfidardo di Giulio Dori ha disputato un buon incontro, ma non è bastato. E veniamo agli episodi salienti del match diretto da Tagliaferri di Rovere. Nel primo tempo l'occasionissima, ma sarà l'unica, arriva per il Chieti al 14esimo. In decisione difensiva degli ospiti, Fall ruba palla e serve Forgione. Il capitano da due passi colpisce debolmente, consentendo il recupero dell'estremo difensore marchigiano. Il rischio scuote il Castelfidardo, che guadagna metri e coraggio minacciando la porta avversaria, seppure con tiri da fuori. Al 20esimo ci prova Fabbri, sfera insidiosa, Mercorelli non corre rischi e spedisce in calcio d'angolo. Ancora Castelfidardo al 38esimo su punizione e poi ancora al 41esimo sempre con Fabbri. Con le immagini di Alberto Capo passiamo alla ripresa. Inizia meglio il Chieti, 8° minuto, Touré, oggi il migliore in campo, scappa sulla sinistra, pallone dentro per la corrente Forgione, anticipato d'un soffio in angolo. Due minuti dopo altro pericolo in area ospite, Touré appostato sul secondo palo non riesce a colpire la sfera e l'azione sfuma. 17esimo ancora Chieti su punizione, Ceccarelli colpisce la barriera che per poco non beffa il portiere del Castelfidardo. Poco dopo esce Ceccarelli, che inaugura le sostituzioni in casa Chieti, entra Gibilterra. Quindi in successione entrano Casciano, Balic e Donzà. La partita scorre via senza grossi sussulti, con il Chieti che tiene palla, ma i passaggi decisivi si infrangono sulla difesa marchigiana. Al 39esimo l'episodio chiave. Touré ha ancora tanta energia, attacca la profondità e penetra in area. Il suo invito arriva a Gibilterra, che si trova nel posto giusto al momento giusto. Per il classe 2000 è la seconda rete in campionato. Non c'è più tempo, il Chieti controlla il match e poi va a festeggiare i tre punti sotto la curva Volpi. Domenica prossima big match a Senigallia, salito in vetta al girone con un punto in più del Chieti. Infine, sul fronte societario è stato rinviato, probabilmente in settimana, l'incontro con il notaio per il passaggio delle quote. L'addio di Daniele Ferro verrà dunque ufficializzato più avanti.